biscotti Casarecci, light, spezza fame, ricetta antica come la nonna. Ciao amici, la nostra amica Barbara, che scrive sempre nei commenti, ci ha regalato un'altra delle sue ricettine speciali. Sono biscotti fatti in casa, è una ricetta antica di sua nonna Anna. E allora grazie Barbara e grazie nonna Anna. Se avete già l'acquolina in bocca anche voi, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E poi, volete mandarmi anche voi le vostre ricettine? Scrivetele nei commenti e le più golose e sane diventeranno un video. Gnam! Ingredienti. Siccome è una ricetta antica, gli ingredienti si misurano così, con un bicchiere di carta, perché una volta i bicchieri erano più piccoli. Allora, un bicchiere di zucchero di canna, un bicchiere di olio extravergine di oliva dal sapore delicato, un bicchiere di vino, mezza bustina di lievito per dolci, cannella a piacere, uvetta ammollata e noci a pezzettini a piacere. E la farina? La farina è integrale e va aggiunta a occhio fino a ottenere un impasto simile alla frolla, né troppo duro né troppo molle e facilmente lavorabile. Ovviamente si impasta con le mani, come facevano le nonne. Preparazione. In un'insalatiera mescolare con una forchetta lo zucchero di canna e l'olio, poi aggiungere il vino e continuare a mescolare. Poco per volta aggiungere la farina integrale e il lievito. A questo punto aggiungere a piacere cannella, uvetta e le noci a pezzettini. Impastare bene con le mani e formare delle palline, appiattirle leggermente e infornare su una teglia coperta di carta da forno a 180 gradi. Rigirare a metà cottura quando la parte sopra è dorata. Il tempo di cottura varia in base alla dimensione dei biscotti e davvero basta un po' di pratica per diventare esperti. Il trucco dello chef. Barbara consiglia di aggiungere a piacere gocce di cioccolato, mandorle, pinoli, pistacchi, vaniglia, buccia di limone o arancia per rendere la ricetta ogni volta invitante e diversa. Benefici. Non contengono zucchero bianco ma zucchero di canna, non ci sono grassi come uova o burro, la farina integrale limita l'assorbimento degli zuccheri, le noci e l'uvetta saziano molto. Sono un ottimo spezzafame, bastano due o tre biscotti e un bel tè caldo o freddo per saziarsi. Sono adatti anche ai bambini perché l'alcol in cottura evapora. Io corro a farli, una vera delizia! Ecco, adesso potete provarli anche voi e scrivere nei commenti a me e a Barbara come è andata. Io aspetto le vostre ricette, sono sicura che saranno buonissime. Nel frattempo, per vedere tante altre ricettine sane e sfiziose già pubblicate, basta iscriversi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Aspetto di leggervi nei commenti. Mangia consapevole e vivi meglio! Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale e sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali. Naturalmente. Ciao!